Tanto dai, ciao, sì. 14esima giornata, nonostante l'incredibile gufata di settimana scorsa in cui gli avevamo già messo lo scudetto in tasca, Creative Farm non si ferma, asfalta clamorosamente la Canegrate Cazzo a partire credo dal secondo della partita. 12esimo secondo 1-0. 12esimo secondo 1-0, avevi tenuto effettivamente il conto. Sì, 11-3, un risultato importante, quello finale, per dichiarare che a una giornata dalla fine voi ci credete ancora. Il Lions Heart ferma il daytime e si propone anche lui come una delle pretendenti, e il CSKA ferma l'Officina Saturno. Nessuno compie passi falsi. Qual è il vostro pensiero per settimana prossima? Ma noi sinceramente pensiamo che siamo una squadra che tutto sommato siamo passati molti non osservati. Siamo partiti con l'idea che tutti ci davano per una buona quinta, sesta posizione, e abbiamo fatto sudare tutti a tal punto da arrivare nei primi tre. Arriveremo in Serie A perché comunque siamo stati veramente bravi, siamo stati veramente una squadra comunque compatta. Bravo, abbiamo iniziato ad essere un gruppo, perché comunque sì, abbiamo trovato un buonissimo portiere in Christopher, abbiamo trovato comunque sia degli ottimi risultati, e la svolta bene è stata nella partita con Lions Heart che abbiamo vinto 5 con me in porta, che inizia il gioco numero 10 fuori, cioè dopo un altro ruolo. Sì. Abbiamo dimostrato di essere una squadra comunque sia con tutti i crismi per arrivare in Serie A. Assolutamente. Ad oggi abbiamo ripetuto quello che abbiamo fatto di buono durante la Champions League, e sinceramente abbiamo veramente dimostrato di essere una squadra con tutti i crismi per puntare ai migliori risultati, ai migliori obiettivi possibili. Concludendo, sicuramente crediamo a questo primo posto, che beh sì, noi ci crediamo, è ancora in gioco, non dipende ancora da noi, ma speriamo in un possibile primo posto che possa ci possa tornare questa buona stagione per noi. Chiudiamo con la seconda gufata della stagione, no, perché speriamo di no. Come ha detto Alessandro, siamo nelle prime tre squadre. Siamo tre squadre, 34 punti, e la quarta 30, per cui comunque siamo già passati. E già qual è il nostro ad oggi tutto, massimo obiettivo? Tutto dipende dai Lions Heart, di Herzog, di Mattia Modica, eccetera, contro una Jessica Pamombo che comunque ritrova il suo Renna, ritrova il suo numero 10 che fa la differenza. Beh, comunque è il giocatore tra i migliori che abbiamo visto in questo campionato, se li ha compresa, sinceramente. Detto questo, noi siamo lì ad approfittare, pronti ad approfittare di ogni passo falso degli avversari, contro una Noram che comunque ha già come Furci, ha degli altri giocatori. Quante le sa? Quindi noi comunque ci presentiamo. È preparato. Sicuramente oggi noi, puntando alla vittoria in Serie B, ci presentiamo come una squadra che comunque si deve conoscere gli avversari, perché meritano ogni rispetto. Ecco, questo ci tengo a dire. L'ultima domanda che ti faccio invece è sul dopo partita. Oggi abbiamo visto il Partizan Ravello vincere con una giornata di anticipo la Serie C. Finita la partita, si sono ritirati nello spogliatoio, si sono salutati e se ne sono andati. È quello che ci dobbiamo aspettare anche da un'eventuale vittoria scudetto per la Creative? Direi di no. Non credo. Beh, noi dopo 5 ore siamo ancora qui. No, 7, scusa, 7. 7 ore siamo ancora qui. Appena sorto abbiamo il sole. Abbiamo fatto il record di consumazioni, compreso il Mirto, Bresca Dorada, fantastico, di Pasquale. E sinceramente ci proponiamo come uno dei main sponsor di tutta l'iniziativa. Sì, comunque assolutamente. La coppa aperitivo è nostra. La coppa aperitivo è nostra. Già è nostra, ecco. Sì, assolutamente. Allora un saluto sicuramente alla capolista degli scontrini e speriamo anche in un'ottima fine di campionato. Siamo da fuori dal campionato. Ciao. Grazie.